Il gruppo Fiat 500 Fano organizza il 14° raduno dopo i 2 anni di stop imposti dalla pandemia. All'appello hanno risposto una 50ina di vetture provenienti da tutta Italia e quasi un centinaio di persone. La partenza è stata prevista dalla piazza 20 settembre di Fano per poi spostarsi a Monte Metauro, San Costanzo, Cerasa, Monte Maggiore, dove il Museo Fiume accoglierà i visitatori, per poi consumare un aperitivo e terminare il tragitto a Orciano presso il Castagno a Terre Roveresche. Ritorno a Fano, il raduno delle 500, oltre 50 vetture hanno risposto all'appello. Sì, non faccio più numeri più grossi perché non mi piace la quantità, ma cerco di fare la qualità. Veniamo da 2 anni dopo la pandemia che ci siamo fermati, siamo ripartiti e sono contento perché ho diverse macchine da fuori, come avete già visto, da Foligno, da Orvieto, da Ostra, cioè diverse cose, poi non riesco a elencarli tutti e comunque ringrazio tutti perché sono contento di rivederli, visto che 11 mesi fa ho avuto un incidente, diciamo, quasi mortale, e sono qua proprio apposta per ringraziare tutti e speriamo che il prossimo anno di continuare, non chiedo di più, chiedo solamente questo numero che mi basta. La partenza è da qua, che adesso a 2 secondi si parte, si va a fare il giro zona Ponte Metauro, San Costanzo, Cerasa, Monte Maggiore, visita al museo, aperitivo e poi tutti al Castagno, pranzo a luna, siamo lì, pranzo di pesce, a chi piace, macchine belle, le vediamo, varianti, vari colori di tutti i tipi che si sbizzarriscono, visto che sono anche carrozziere da 50 anni, perciò. Le chiedo, da dove nasce questa passione per le 500? Nasce che da tanti anni fa mi sono messo a fare il carrozziere, la mia passione è stata o 124 o Spider o l'Alfa. Però soldi non ce n'erano e la 500 era più a portata di mano, facendo questo lavoro questo, e mi sono appassionato alla 500 e andiamo avanti così, perché è costosa fino a un certo punto, però per tenerla in ordine costa anche quella. Cioè, le chiedo che modello ha la di 500? Ho una F del 70 e dopo ho una 126 che fa parte sempre delle cose, ce n'ho un paio in restauro. Quindi è passato da volevo la Spider a più di una 500? Sì, perché purtroppo la Spider è una macchina bella che mi piace ancora, tipo 124 Spider, ma è troppo costosa, era. E adesso con le 500 macchinette più abbordabili era una volta, adesso invece anche quella è diventata un po' costosa. Ecco, è un'edizione quella di quest'anno anche dedicata, no, a una persona speciale, abbiamo visto dalla locandina. Sì, purtroppo io l'ho vista brutta 11 mesi fa e un mese fa un amico ci ha lasciato. Giancarlo Mencucci, grande amico, e purtroppo all'improvviso ci ha detto grazie, arrivederci. Volevo ringraziare la moglie, che fortunatamente è un'amica e ce l'ho fatta farla venire qua, e c'è i due figli che sono qua. No, sono grazie perché è venuta, e so il dolore che ha avuto, ma purtroppo cerchiamo di... la vita continua avanti. Io ho visto il buio e sono qua. E la vita continua, e forza 500.